Buonasera da Carlo Faracci, siamo qui al Teatro Verdi di Acquiterme con Luca De Luigi, organizzatore del Brucia Baracche Live Show. Luca, cosa ci puoi dire di questo spettacolo? Come mai avete scelto Acqui? Buonasera a tutti innanzitutto. Acqui è un grande comune a livello nord italiano, in quanto per la mia piccola esperienza in quanto organizzatore di eventi ho potuto constatare che è tra i più attivi e tra i più sensibili sotto il profilo artistico-culturale. Quello che posso aggiungere è che Brucia Baracche Freedom Live Show sarà sicuramente uno spettacolo scoppiettante, effervescente, non solamente per gli interpreti che scenderanno in campo questa sera, sicuramente anche per l'amalgama che sono riuscito a creare in questi ultimi 2 anni di spettacoli presso un noto locale genovese che è il Blue Moon. Acqui promette molto bene, il palco è fantastico, io non avevo ancora avuto modo di essere qui e sicuramente i presupposti sono tra i migliori. Non è comune che un comune permetta alla gente, ai propri cittadini, di poter usufruire di uno spettacolo senza ovviamente dover sborsare dei soldi per un biglietto. Questa secondo me è una politica che dovrebbe rientrare nella normalità, non sempre purtroppo è così. Lo vedete cos'è? No, non è un portafoglio, questa è una casa di riposo per banconote. Ma siamo qui con Carlo Denei, uno degli artisti con più esperienza. Artigiani. Io mi definisco un artigiano, artista è una parola un po' impegnativa. con più esperienza televisiva e di spettacoli, di cabaret. Carlo, parlaci un po' di questo spettacolo. Come è nato, sappiamo che è nato a Genova, puoi dirci qualcosa, come si è sviluppato? Allora, veramente questo nasce dall'affetto sincero tra, magari tra comici, ogni tanto un po' qualche odietto ci può essere dietro, però nasce, dicevo, dall'amicizia che c'è tra molti di noi, amicizia decennale direi proprio. Io l'esperienza televisiva me la sono fatta a Striscia la Notizia, poi ho fatto un po' di programmi con i Cavalli Marci, eccetera, ho fatto qualche programma anche da solo a Bulldozer, ma poi sono sparito. Io dal 2004 non ho più visto nessuno in televisione. Lavoro come autore a Striscia la Notizia, come portatore di focaccia. Mi piace anche raccontare questa cosa, perché io al lunedì, quando il Genoa vince, io sono genuano dal fegato rosso-blu, e al lunedì mattina io porto la focaccia solo se vince. Io credo che la televisione non è che sia destinata a sparire, ma dovrà vedersela in futuro, ma già da qualche anno, con la rete, perché me compreso, ogni tanto tiriamo fuori delle idee che vanno bene per la rete e non per la televisione. Quindi, e soprattutto perché i ragazzi, come ragazzi intendo trentenni anche, cioè trentenni, quarantenni, vanno su internet a vedere cosa succede, cosa c'è, cosa propone la rete. La mia fidanzata, la mia fidanzata, la mia fidanzata ha partecipato a Miss Italia, e si è classificata ultima. Siamo qui con Fabrizio Casalino, uno dei più conosciuti artisti che si esibiranno questa sera qui ad Acqui. Fabrizio, prima di tutto, cosa ne pensi di questo teatro, di questa location? Questo teatro è molto bello. C'ero capitato per caso una sera, perché stavo passeggiando qualche anno fa qua per il centro e non sapevo che esistesse. C'erano dei balletti, mi ricordo. E ho pensato che era un angolo molto bello, anche coperto, per cui non si vede facilmente, e mi sarebbe piaciuto farci uno spettacolo dentro. Ed eccomi qua, quasi per caso, no? Qual è il vero problema della comicità in Italia? Che la comicità in Italia è molto campanilistica, quindi le cose che tu fai, che fanno molto ridere a Genova, potrebbero non fare ridere a Pisa, per esempio, o in Veneto, oppure in Sicilia. La cosa difficile è diventare nazionali, vuol dire fare delle cose che possono varcare il confine della tua città e essere godibili anche da gente non necessariamente del centro storico di Genova. E direi che questo spettacolo ce la fa. Lo spettacolo che andrà in scena tra poche ore, in verità non sappiamo cosa faremo, quindi anticipazioni dovremo inventare. Anzi no, qualcosa di più sa Antonio Ornano. No, io so che sono escluso dai pezzi di gruppo, cioè all'interno di Brucia Baracche ci sono due frazioni, cioè c'è una fazione che fa i pezzi di gruppo e chi invece viene regolarmente discriminato. Quelli meno bravi. Esatto. Ma
siamo penso veramente il gruppo comico più importante, più bravo del sud Europa, direi. Del sud Europa. Perché c'è un gruppo comico e un centro d'aiuto questo qua, no? Esatto, è una terapia di gruppo, esatto, tipo no, Alcolisti Anonimi. In Svezia c'è un gruppo che va fortissimo, ma noi nel sud Europa ci difendiamo. No, no, modestia a parte, però siamo molto bravi, molto divertenti. Questo è il ballo del quattro, tanto Ormano non lo sa che domani finirà all'aldilà. Di essere stato pervertito, certo lui si è già pentito, ma Lucifero è già re, Riprendiamo a ottobre, tutti i venerdì sera, questo spettacolo meraviglioso insieme al maestro Pippo Lamberti al Blue Moon di Genova, in piazzale Marassi, proprio accanto alle carceri, perciò non vi potete sbagliare. Non si può sbagliare. Tutti venerdì sera veniteci a vedere. E adesso andrò a fare il mio lavoro invece di perdere tempo come no, questi cialtroni. Pippo Lamberti è un appassionato di musica latinoamericana. Se volete far felice Pippo Lamberti, parlategli di Kumpai Seguro. Scuola privata, 5 anni in uno. Cosa fanno gli egizi? Le piramidi. Come Leopardi? Pessimista. Quanto c'hai nella busta? 5.000 euro, maturissimo! Dopo il bruciabaracche live show della settimana scorsa, siamo qui di nuovo al Teatro Verdi di Acquiterme con Maurizio Lastrico per proseguire nelle serate di comici genovesi. Maurizio, ci puoi dire qualcosa sullo spettacolo di stasera? Ma una collection delle poesie che faccio, poi tanti sketch di quelli con la quarta parete, diciamo, più teatrali, tante cose spero che usciranno anche stasera così, e visto che siamo in, tra virgolette, in Liguria, comunque con tanti liguri parlanti e capenti, dei pezzi anche in genovese, in dialetto, quindi un bel mix. Mi fermo anche qua ad Acqui domani, faccio due bagni termali e poi torno a casa. Bene, e la location come ti sembra? Ma fa effetto, sono già passati i miei colleghi del Bruciabaracche, mi hanno detto che sono trovati benissimo, metteranno anche le sedie, una specie di anfiteatro, poi boh, mi hanno detto che si crea veramente un bel clima, una bella atmosfera, un teatro all'aperto veramente, quindi per chi gli piace recitare, le sfumature, le cose più piccole, è l'ideale.